Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Come forse vi sarete accorti, non sono Gab Lerner e quindi spero che la delusione non sia troppo grande. Sono Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale. Grazie di essere qui al nostro festival in questo teatro ferrarese molto bello. Come tradizione, diciamo, nei festival di Internazionale a Ferrara, uno dei primi incontri, il primo incontro è dedicato al nostro paese, all'Italia. Con Internazionale da tanti anni, lo sanno bene i nostri colleghi, ci occupiamo dell'Italia attraverso gli occhi della stampa straniera. Quello che dicono i corrispondenti stranieri sull'Italia è spesso interessante, è spesso diverso dallo sguardo che hanno i giornalisti italiani e diciamo, i nostri lettori amano particolarmente, a quanto pare, le pagine riviste dagli altri sul giornale e vedersi raccontati dai nostri colleghi stranieri. Ecco che quindi naturalmente oggi andiamo a discutere di attualità italiana e ovviamente è tempo anche di bilanci. Due anni e mezzo di governo Renzi, che è arrivato al governo due anni e mezzo fa come più giovane premier della storia d'Italia, e che in due anni e mezzo molte cose sono cambiate, ne parleremo adesso, e oggi è nell'occhio del ciclone, al centro delle polemiche, con il 4 dicembre fissato un referendum costituzionale che rischia di perdere, con una serie di riforme fatte o messe in cantiere che sono controverse, hanno suscitato grandi polemiche, ed ecco che con i nostri colleghi stranieri qui oggi cerchiamo di raccontare queste cose e di discutere dell'attualità italiana. Qui con me ci sono, e ringrazio di essere venuti, Regina Krieger, collega tedesca del quotidiano finanziario tedesco Handelsblatt. Un quotidiano finanziario di Düsseldorf, l'equivalente diciamo del Financial Times tedesco. Tom Kington, che è un collega britannico ma che lavora per giornali sia inglesi che americani, il Times, il Los Angeles Times, ha lavorato per tanti giornali di lingua inglese ed Eric Joseph, che è il corrispondente di Libération, il quotidiano francese, è il corrispondente dello Svizzero Le Temps, lavora per la radio svizzera e è un convinto europeista e direttore anche di Utopia, il sito dedicato all'Europa, ecco, adesso direi che presentati i nostri ospiti mi piacerebbe partire subito con il tema del momento. Alcuni forse lo ritengono noioso, altri comunque suscita discussioni anche appassionate. L'Italia deve decidere se cambiare o no la sua Costituzione, gli italiani e quindi presumibilmente molti di voi andranno a votare il 4 dicembre, forse sanno già cosa voteranno, forse non lo sanno ancora. Ecco, questa riforma costituzionale, e che poi è legata al sistema, anche alla riforma della legge elettorale di cui parleremo, questa riforma costituzionale vista dagli occhi degli osservatori stranieri che voi siete e che dovete raccontare ai vostri lettori, come vi sembra? Qui c'è un modo di discuterne estremamente polemico, ci si divide molto in fronti, ci si contrappone frontalmente, qualcuno parla addirittura di pericoli per la democrazia, qualcun altro invoca semplicemente la necessità di una modernizzazione. La sensazione è che ci sia un dibattito cui non si comunica, non ci si capisce. Non so se anche voi avete questa sensazione, quindi mi piacerebbe innanzitutto cominciare dal modo in cui si discute e dal tema della riforma. Questa riforma, come vi sembra ai vostri occhi di osservatore straniero? Comincerei con Regina. Buongiorno. Allora, intanto grazie di essere qui su questo podio, in questa bellissima città dove sono per la prima volta. Dunque, per parlare del referendum che occupa anche le nostre pagine del giornale,
c'è da dire, è una cosa che deve essere fatta e che fa parte dell'arco delle riforme che hanno cominciato con il governo Renzi quando ha preso nel 2014. È sicuramente la più difficile dopo il Jobs Act, forse direi, quello che però è stato visto un po' con gli occhi dalla Germania, un po', che era un po' strano, che come primo passo ci ha messo tantissimo per trovare la data. E quindi credo che adesso con questa campagna per il sì che non finisce più, che perde un po' di tensione, quindi forse sarebbe stato meglio farla prima come era previsto, doveva essere ottobre, poi è stato spostato, che dava all'estero l'impressione che in fondo non lo voleva fare. E poi c'è stato un altro errore politico di Renzi, quello di aver collegato con la sua sorte come premier. Ecco, questo tanto lui ha corretto il suo corso, però questa cosa rimane. E quindi ho un po' la sensazione che sarà molto difficile, anche perché le domande, i particolari sono molto complessi, molto molto difficili. Io chiedo spesso agli amici che non sanno esattamente di che cosa si tratta di questo cambiamento, che insomma vedo un po' difficile questa cosa. Eric, Joseph, tu che dici? Questa riforma quindi ti sembra una modernizzazione delle istituzioni italiane, come dicono alcuni, oppure una ipersemplificazione pericolosa, come dicono altri? Buongiorno a tutti e a tutte. Su questa riforma devo dire che il dibattito, e anche per rispondere in qualche maniera alla tua prima domanda, il dibattito in qualche maniera mi sembra un po' surreale, cioè questo clima di guerra civile pacifica, ma questo clima di guerra civile mi sembra dall'esterno un po', soprattutto dagli occhi, anche ti ringrazio perché è quello che mi sento di essere europeista e europeo, anche prima di europeista, però ovviamente dagli occhi da un francese è chiaro che ci sembra di essere tornati al 1958. Cioè nel 58, cioè fino al 58 la Francia aveva la Quarta Repubblica, che aveva un sistema abbastanza calcato, simile all'attuale sistema istituzionale italiano. Arriva De Gaulle nel 58 e introduce la Quinta Repubblica. Questa Quinta Repubblica dà un grande potere all'esecutivo, perché in realtà qual è il fondamento, il pilastro della riforma voluta da Renzi è il fatto che rinforza l'esecutivo, perché avendo soltanto la fiducia da una sola Camera ovviamente rinforza l'esecutivo, sapendo che in Italia ci sono stati diversi casi in cui c'erano delle maggioranze quasi contraddittorie, quella del 2013 dopo l'elezione del 2013 è ovvia, c'è una maggioranza alla Camera netta e una maggioranza al Senato che bisogna andare a cercare i voti a destra, però c'era anche nel 2008, c'era anche nel 94 in cui ci volevano l'aiuto dei senatori a vita per avere la maggioranza. Dunque, il fatto di avere una Camera che vota la fiducia senza altro riforma profondamente le istituzioni e dovrebbe dare stabilità. Ritorno al dibattito francese. Cioè questo dibattito francese del 58, quando c'era stata questa spinta voluta da De Gaulle, c'era all'epoca un leader socialista che si chiamava François Mitterrand, che anche dopo l'introduzione dell'elezione del Presidente della Repubblica al suffragio universale scrisse un libro che si chiamava Il colpo di Stato permanente, criticando appunto questa concentrazione del potere nell'esecutivo. Poi dopo, quando Mitterrand con questa istituzione è stato eletto, ha trovato che queste istituzioni andavano benissimo e poi non ha portato la dittatura in Francia, anche se un generale che ha fatto questa riforma. E dunque dal punto di vista francese in qualche maniera si vede due elementi, poi c'è un terzo più contingente. Il primo è che questa riforma dovrebbe dare stabilità, e dunque rinforzare l'esecutivo
e dare stabilità al paese. Quello è senz'altro un elemento che si valuta in qualche maniera positivo. L'altro elemento è che se non dovesse passare questa riforma, senz'altro crea di nuovo instabilità politica in Italia, e questo preoccupa. E questo è la terza cosa, appunto, attorno alla personalità di Renzi, e c'è una grande incertezza sulle alternative a Matteo Renzi. Oggi chi sarebbe l'offerta politica che potrebbe sostituire Matteo Renzi? Aggiungerei soltanto, e capirete un po' in qualche maniera il mio pensiero su questa riforma. Io sono arrivato nell'Italia nel 92, ho fatto il calcolo, ho visto 14 governi, in Francia 4 presidenti della Repubblica, in Germania 3 o 4, cioè Kohl, Schröder, Merkel, 3, 5 primi ministri inglesi. Mi sa che l'Italia ha un record in questo caso, nemmeno la Grecia arriva a questo numero del 92 di governi. Dunque io penso che questa riforma, che è scritta male, va comunque in un senso positivo per il paese, perché dovrebbe dare più stabilità. Qui ho però, allora, Tom Kenton, immagino che tu, venendo dalla tradizione anglosassone, hai delle idee su questo. Sulla polemica feroce, sì. Sulla polemica feroce? Allora, partivi da questo punto che c'è questa guerra civile, attualmente, e un paio di settimane fa, quando dovevo scrivere di questa riforma, e la scrivania a Roma, ho capito che non avevo capito niente. Ho deciso di informarmi e sono andato al sito Bastone Sea, no? che anche Renzi ha parlato di questo sito come il fonte di tutte le informazioni sulla riforma. Andando lì, c'è un posto per cliccare dove c'è l'informazione su tutto quanto, e arrivi subito al quesito, che sarebbe proprio il testo della Costituzione sulla sinistra, e sulla destra i pezzi nuovi dove viene cambiato. E dopo 15 minuti non ho capito niente, perché è tutto scritto in un italiano molto legale. E quindi ho chiamato il PD e ho detto: ma posso parlare con qualcuno che sa qualcosa? E sono andato al Parlamento, ho parlato con un deputato che era molto molto chiaro, molto intelligente, molto bravo. Dopo mezz'ora il cielo era blu, capito tutto, ero molto fiero. E ho chiesto a lui: ma perché questa informazione che tu mi hai fornito non c'è da nessuna parte sul sito di Bastone Sea? E lui ha detto: no, c'è, aspetta. È sparito dal transatlantico, è tornato dopo 5 minuti con questi pezzi di carta con tipo slide alla Renzi, con frecce eccetera. Non era male neanche. E io ho chiesto: ma chi ha fatto questo? E lui ha detto: l'ufficio della Camera. E io ho detto: ma non il PD quindi? No, l'ufficio della Camera. E io ho detto: va bene, bravi, ma non trovo questo online. No, si trova, va bene. E lui ha giocato sul telefono per 5 minuti, ha trovato, guarda, è tutto lì. Era sul blog del presidente della commissione costituzionale, che era un deputato di Scelta Civica. Okay. E a quel punto ho capito che il PD aveva un grande problema di vuole di proprio spiegare. Ho un'idea perché, ma la mia idea è che tradizionalmente la sinistra in questo paese ha trattato i poveri ignoranti come me con un po' di dispetto, no? Se tu non capisci, problema tuo. E io spero per Renzi che in questi giorni, adesso finalmente, lui comincia a portare fuori un po' di slide, perché fino adesso ha fatto un grande casino, secondo me.
Quindi diciamo, mi sembra che da osservatori stranieri la questione sembra essere questa legge, questa riforma costituzionale è scritta male, ma tutto sommato sembra un elemento di modernizzazione per le istituzioni italiane. Perché c'è la resistenza e la forza del movimento del no, che ha tante anime, ha un'anima di destra, ha un'anima di centro, ha un'anima di sinistra, ha un'anima 5 Stelle. In fondo Renzi è sempre il peggior nemico di se stesso, è riuscito a personalizzare talmente la sfida che tutti i suoi nemici si sono coalizzati contro di lui, e quindi oggi non parliamo più appunto del referendum e della riforma, ma essenzialmente si fa cadere Renzi o non si fa cadere Renzi, che anche questo appunto è un po' un paradosso, perché si dovrebbe discutere cambiare o meno e come cambiare la Costituzione italiana, che è una cosa già di per sé piuttosto importante. Quindi c'è questo tema, ma c'è collegato il tema della legge elettorale, e cioè si dice da parte anche di molti costituzionalisti, questa riforma costituzionale è scritta male, ma al limite potrebbe anche andare bene, però il famoso combinato disposto, come viene chiamato, cioè riforma costituzionale più nuova legge elettorale significa strapotere del governo come mai in Italia e forse come non c'è in Europa, maggioranze blindatissime, parte dei parlamentari cooptati sostanzialmente e di fatto elezione diretta del Premier, in qualche modo superamento del modello istituzionale italiano parlamentare classico e l'arrivo a una forma di governo diversa. Naturalmente noi il 4 dicembre votiamo solo la riforma costituzionale, la riforma elettorale la vota del Parlamento ed eventualmente può ancora essere cambiata se ci sono i voti. Secondo voi, innanzitutto, è così? La riforma costituzionale più la riforma elettorale generano un effetto perverso? Prima domanda. Seconda domanda, Renzi, che comunque è sicuramente un furbacchione, sacrificherà la legge elettorale per cercare di vincere il referendum e quindi uscirà da questa trappola che si è fatta, che si è creato da solo? Puoi cominciare tu? Sì, intanto ricordiamoci che la riforma costituzionale se ne discute da anni, e ha fatto due passaggi nei due rami del Parlamento, e mi sembra che soltanto adesso l'opinione pubblica si è svegliata, no? Si poteva, trovo io, la società civile entrare prima nel merito della discussione. Della legge elettorale, di un cambiamento della legge elettorale, si parla, se ricordiamoci bene, soltanto da quando il Movimento 5 Stelle ha avuto un successo che non era previsto, che quindi è finito il bipolarismo, è una terza forza politica che potrebbe un giorno essere alla guida del Paese, e che dal punto di vista del mio Paese sarebbe molto, molto difficile, molto complicato, non ce la auguriamo. Infatti mai un governo italiano ha avuto tanto sostegno dalla cancelleria di Berlino che questo governo Renzi. E quindi questo è un po' noce, un po' secondo me, alla credibilità, se prima si parla della riforma della Costituzione, poi in più si aggiunge per motivi politici attuali la legge elettorale. Quindi trovo giusto che cosa hanno detto alcuni del PD, credo che meglio farla dopo, insomma fare prima il referendum, quello che sia l'esito, e poi dopo riparlare di questa cosa. Intanto, se andrà tutto bene, le prossime politiche ci saranno soltanto nel 2018. Quindi un dibattito confuso da questa cosa della legge elettorale e una cosa che è sul piatto adesso ma che potrebbe essere cambiata, e legge costituzionale più legge elettorale uguale rischio di autoritarismo e di troppa forza del governo. Rischio di autoritarismo in realtà non lo vedo, tuttavia io penso che in effetti la legge elettorale è veramente pessima, perché è un sistema che rinforza il potere esecutivo, ci vuole una condizione, questa condizione ci vuole che questo potere esecutivo, attraverso anche il legislativo, sia legittimato dagli elettori. Se non è legittimato dagli elettori, allora lì si rischia di avere grossi problemi, perché ovviamente se si rinforza l'esecutivo,
attraverso appunto queste riforme istituzionali, una sola Camera, il rischio in effetti di indebolire i contropoteri. E immaginiamo in effetti il combinato tra riforma istituzionale, legge elettorale come così com'è nel 2001 con la vittoria di Berlusconi. In effetti vuol dire che in questo caso non c'è opposizione in Parlamento, i contropoteri sono molto indeboliti e c'è in effetti soltanto in qualche maniera l'espressione della protesta viene dalla strada o via altri mezzi. Io penso che questa legge, che appunto ci sono dei cooptati in cui non c'è appunto il cittadino che sceglie il suo rappresentante o tramite un scrutinio maggioritario nominale o attraverso delle preferenze, comunque il fatto che il cittadino non sceglie il suo rappresentante rischia di porre un problema, e lo vediamo già in Francia. In Francia, perché appunto, come diceva Regina, come in Italia non c'è più un sistema bipolare, non bipartitico, bipolare. Il sistema francese è un sistema che è concepito come bipolare. Con l'arrivo di Marine Le Pen fa saltare tutto. Dunque vuol dire che abbiamo dei presidenti che sono eletti e anche dei deputati che sono eletti grazie molto spesso a dei triangolari, e dunque non hanno in partenza il 50%, acquisiscono il 50% nel secondo turno, è questo che gli dà la legittimità. E dunque io penso che appunto se si rinforza l'esecutivo ci vuole un'altra legge elettorale senz'altro. Però mi permetto di aggiungere anche due considerazioni, cioè una considerazione e un consiglio. La considerazione è che è bene riformare la Costituzione italiana, io ve l'ho detto globalmente, penso che va un senso con tutte le riserve sulla scrittura eccetera, globalmente penso che visto la situazione storica italiana, questa instabilità politica, penso che va nel senso giusto. Però il vero problema, e questo ne parleremo forse dopo, sui limiti del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ricordavi è il più giovane della storia repubblicana italiana, uno di 40 anni che arriva al potere oggi in Italia dovrebbe avere un pensiero: riformare le istituzioni europee prima ancora che le istituzioni italiane, perché questo è il nodo del potere, della questione. Che oggi il Presidente del Consiglio italiano, come il Presidente della Repubblica, come la Cancelliera, anche se la Cancelliera per il peso della Germania ha più margine di manovra, ma la maggior parte dei nostri capi di governo a livello nazionale non hanno più gli strumenti della politica. Dunque, di fronte a questo sentimento c'è la volontà di rinforzare l'esecutivo nazionale, però non è rinforzando l'esecutivo nazionale che si risolve il problema. E dunque penso che un giovane leader oggi in Europa dovrebbe preoccuparsi prima di riformare le istituzioni europee per poter avere degli strumenti politici, piuttosto che aprire una guerra civile in Italia sulla riforma istituzionale italiana. E finisco soltanto sul consiglio, se mi permetto, se avesse un consiglio da dare a Matteo Renzi, io direi sì, personalizza il referendum, personalizza il fondo, ma dice... Se vince il sì, mi dimetto e torno alle elezioni. Se vince il sì, come aveva fatto De Gaulle nel 58, quando si riforma la Costituzione, le regole del gioco sono cambiate, si torna davanti agli elettori. Io, secondo me, così vincerebbe il sì e avrebbe, in modo politico, per il suo interesse politico, un vantaggio. Avrebbe comunque, sarebbe stato l'uomo che è riuscito a riformare le istituzioni italiane. Sì. Supponiamo che Matteo Renzi ci ascolti, cosa che non credo, e che faccia effettivamente quello che tu dici. Con quale legge elettorale andremo a votare in quel caso? La cambierà l'Italicum, secondo te ha in testa di cambiarlo e sta solo aspettando il momento giusto, oppure se lo vuole tenere?
Veramente è molto difficile di interpretare il pensiero di Matteo Renzi, perché appunto è una delle caratteristiche di Matteo Renzi, nel bene ma anche nel male, è di avere grande intuito e di lavorare sul breve termine. Dunque lui è capace di avere un'opinione entro due giorni e cambiarne alla fine della settimana. Dunque io veramente non saprei quello che va a fare. Però, ripeto, se è un consiglio da dargli, dire sì, è così. Non diventa più un referendum pro contro Renzi, diventa un referendum sulla riforma istituzionale. Se vince il sì, mi dimetto immediatamente e torniamo alle elezioni. Tom, che dici? Sembra molto britannica come cosa. Sembra quello che ha fatto qualche volta qualche primo ministro britannico, non mi ricordo se Tony Blair o qualcuno lo scioglimento anticipato della Camera dei Comuni per avere un nuovo mandato più pieno. Interessante questa provocazione di Eric, non credo che verrà accolta, ma interessante. Ho scoperto che mi sembra che in Italia che vogliono fare con queste riforme è di togliere il potere del Senato di fare il voto di confidenza. Di fiducia. Fiducia, scusa. Perché attualmente ci vuole un voto da tutte e due le Camere. In Inghilterra ci vuole questo voto solo dal comune, dal House of Commons. Che se tu pensi che forse questa capacità di non dare la fiducia da parte del Senato in Italia è stata una causa di questi tanti governi in questi anni. Quindi questo sembra forse un punto positivo di questa riforma. Tutti gli altri problemi, non dover chiedere la fiducia da due camere, questo solo forse potrebbe dare più stabilità. Quindi questa la riforma costituzionale? Sì, sono tornato un po' alla riforma. Volevo chiedere però, c'è una cosa molto, molto semplice, che una critica. Allora, Renzi ha deciso di passare l'Italicum già prima, che è una legge che presume la morte del Senato, perché si applica solo alla Camera. Non doveva fare rovesciato, cioè abolire il Senato prima di fare un Italicum, perché il fatto che adesso deve rinegoziare tutto, avendo passato l'Italicum, deve ricominciare da capo, è un enorme spreco di tempo e lavoro parlamentare. Quindi se stiamo parlando di un Parlamento più snello, più veloce, più accelerato per il futuro, noi abbiamo cominciato bene, perché non so quante ore hanno speso sull'Italicum, ma prima di sentire poi Renzi dice vabbè, buttiamo fuori, buttiamo nel cestino questa legge, partiamo, chi se ne frega. Mi sembra qualcosa che anche proprio quel gesto non avrà guadagnato tanta fiducia nel popolo italiano. Prima di passare all'economia, che mi sembra l'altra grande questione, visto che la mancanza di consenso oggi al governo è probabilmente dovuta al fatto che gli italiani certamente non hanno la sensazione di essere usciti dalla crisi, anzi hanno la sensazione di essere ancora in piena crisi, e a questo arriviamo tra poco, ma mi piacerebbe un momento fare un paragone con i capi del governo dei paesi da cui venite, molto rapido. Cioè, ho la sensazione che, al di là di tutto quello che si possa pensare di bene o di male di Matteo Renzi, che il suo difetto più grande è la sindrome dell'uomo solo al comando. Cioè, si ha la sensazione che lui voglia fare tutto, la politica economica, la politica estera, e che decida, a me è capitato anche di parlare con persone che lavorano con lui, che decida le cose fin nei minimi particolari su ogni argomento. I suoi ministri, tranne alcuni, cioè sono alcuni che lavorano nell'ombra e portano avanti le loro cose, però tendenzialmente sembra che tutto ritorni a Palazzo Chigi. Siccome un paese non si può governare da soli, rispetto per esempio alla cancelliera Merkel, rispetto a
vabbè, adesso lasciamo il momento del Regno Unito è particolare, diciamo, comunque rispetto a Ben Chiaro o a Theresa May o ai predecessori e anche a François Hollande, voglio dire, io almeno ho la sensazione che ci sia un lavoro più collegiale, un ascolto maggiore degli esperti, un ascolto maggiore dei ministri, un ascolto maggiore delle intelligenze che normalmente si muovono negli staff. È così o è una questione di immagine? Cominciamo dalla cancelliera dalla cancelliera Merkel come paragone, che per tanti versi mi sembra un personaggio opposto anche caratterialmente rispetto a Renzi. Sì, ma sono tante cose diverse. Da un lato la cancelliera Merkel sta avvicinando al suo quarto turno, l'anno prossimo abbiamo le politiche e anche dall'età e dall'esperienza politica. E poi ricordiamoci tutti bene che Matteo Renzi non è stato eletto, quindi questa idea del collega trovo ottima, che ha detto poco prima. Comunque, e questo me ne accorgo, io sono in Italia non da tantissimo, neanche da un anno, da novembre, è anche una questione di carattere nazionale. I tedeschi non sopportano troppi cambiamenti bruschi. Infatti ci hanno messo tantissimo a capire questo giovane premier fiorentino cosa vuole, che cosa fa. Da noi la politica, vi faccio un piccolissimo esempio, io tra me rido quando vedo su Twitter o qualcosa, è iniziato il consiglio dei ministri numero 130. Cioè, in Germania il consiglio dei ministri è ogni mercoledì alle 9 e se ne parla solo quando esce una notizia, una decisione. Quindi questo modo della comunicazione. Da noi la politica, direi, è molto più sottotono e va automaticamente. E poi, insomma, siamo anche nel contesto europeo. E questo, quindi le differenze ci sono, però ho sentito da molte persone. Io sono stata sia su questa nave Garibaldi a Ventotene che anche al vertice italo-tedesco di Maranello, e si capisce che funziona tra loro due. Ci hanno messo parecchio all'inizio, ma adesso comincia a funzionare. E come dicevo prima, mai un governo italiano è stato spinto, incoraggiato talmente tanto dalla Germania, per motivi tedeschi e europei, chiaramente. È l'uomo solo al comando che rispondi domanda. Veloce, sì, un uomo solo al comando per due motivi. Il primo è perché lui è arrivato al potere con una richiesta in qualche maniera degli elettori, di tanti cittadini italiani di rottamare e di rottamare anche i corpi intermedi, e dunque adesso l'abbiamo visto rinegoziare con i sindacati sui pensioni, però è una novità, in due anni non l'aveva fatto perché appunto aveva in qualche maniera nel suo arrivo al potere il mandato di rottamare i corpi intermedi, e si fa fatica a riformare un paese se non comunque si appoggia ai corpi intermedi senza seguirli, senza essere schiavi di loro. Però comunque in effetti politicamente lui è arrivato dicendo: il passato, noi tutte le strutture che appartengono al passato le mettiamo da parte, partito, sindacati, dialogo sociale, eccetera. Difficile, si fa un uomo al comando, ma era anche una richiesta politica. L'altro è anche il carattere e la personalità di Matteo Renzi, che è giovane, fiorentino ma di Rignano, un'ascesa molto veloce, e ha avuto, a parte il suo carattere di accentrare tutto, comunque secondo me ha fatto fatica a trovarsi una squadra, anche di costruirsi una squadra competente per arrivare al potere. E non è il solo, se vediamo i casi di Virginia Raggi a Roma, vediamo anche questo è un caso tipico, uguale. Arriva al potere e vediamo che non ha la squadra per affrontare la questione. E per finire, veramente, poi passo subito la parola a Tom. Ma la vuole la squadra? La mia domanda è questa. Mentre Virginia Raggi la cerca la squadra ma non la trova. Sì, Matteo Renzi la vorrebbe la squadra oppure
è un centravanti che gioca da solo. No, allora, appunto, lui ha una difficoltà caratteriale a avere dei consigli, dei consiglieri e tenerli. Questo un effetto, lo vediamo anche oggi, vediamo che ha nominato Tito Boeri, poi in scontro con Tito Boeri, molto spesso entra in collisione con quelli che con i suoi stessi uomini, c'è senz'altro un problema di carattere. Ma al di là di questo, c'è un elemento molto fondamentale, è che l'uomo solo al comando, anche se fosse chiesto e atteso dai cittadini, anche se fosse stato legittimato su questo, se fosse passato dall'elezione, il problema è che oggi un presidente del Consiglio italiano, ripeto, da solo al comando con tutti i poteri, non va da nessuna parte. Perché? Perché ormai la politica monetaria non appartiene più ai singoli stati nazioni, perché la politica di bilancio è condivisa, perché la politica commerciale non può fare un solo paese, perché la politica fiscale un singolo paese non può fare nulla, l'abbiamo visto nel caso di Apple e in Irlanda, meno male che c'è l'Europa, se no non è che la Francia, l'Italia eccetera avrebbero potuto fare questo. Le sfide non sono più delle sfide nazionali. La lotta, la regolazione della finanza internazionale, i migranti, i cambiamenti climatici, il commercio mondiale, le sfide non possono più essere gestite a livello nazionale, e dunque un uomo solo al comando comunque è destinato a fallire. Io mi ritrovo con due microfoni in mano. Io sono d'accordo, e per lo più penso che non è giusto che ai ministri che lasci nell'ombra, perché questo è peggio, se metti questi ministri lì e poi veramente leggendo i giornali italiani in questi anni, due anni, ho notato la grande assenza dei ministri dai giornali, e credo che Renzi è uno che non sopporta la bravura dei colleghi, cioè lui vuole essere da solo. E secondo me questo mettere i ministri nell'ombra e forse, non so, vietare a loro di fare troppo nell'occhio pubblico ha anche danneggiato le sue chance davanti prima del referendum, perché lui non vuole essere visto come un dittatore, ma facendo questo è un po' percepito così. Questi poveri ministri, c'è Lorenzin che viene fuori solo per essere bastonato, no? Perché fa campagne strane. Si impegna anche. Mi ricordo che quello di educazione ha fatto la riforma della scuola e poi era tutto pronto per annunciare tutto e credo qualcuno avrà detto a lei no, è tutto sbagliato, devi tornare nella scatola. E poi riappare dopo un mese, non mi ricordo bene. E altri ministri, la Boschia è sparito anche, qualcuno ha deciso che anche lei non doveva avere la faccia di questa campagna, era in Brasile l'ultima volta che ho sentito, e quindi altri che vengono da Alfano sono stati mangiati da scandali. Quindi è tutto una rovina e non dà un'idea bella della democrazia. Però detto questo, non è che dobbiamo tornare al governo Berlusconi, dove c'erano questi strani tipi che ognuno era come un capo tribale, no? C'era Bertini che rappresentava la Toscana, non so, c'era Martino di ministro dell'industria che rappresentava la sua azienda. e quindi non dobbiamo tornare. Per quanto riguarda l'Inghilterra, c'è un po' di anarchia adesso, perché Theresa May ha messo nella posizione di gestire il Brexit quelli che hanno voluto fortemente il Brexit, per esempio Boris Johnson, e dicono che lei vuole che loro falliscano in modo che non continuino a essere una minaccia a lei. Quindi in questo non dobbiamo prendere l'Inghilterra come un esempio, perché è inguardabile. Dire
dire a te che in quanto ai ministri ci sono state modifiche nel gabinetto, ma comunque io vedo due personaggi importantissimi. Uno è Padoan, il ministro dell'economia, certo. Che senza di lui non so dove sarebbe, intanto parleremo dell'economia. E l'altra, Calenda, secondo me questo è l'uomo del futuro, il ministro dello sviluppo economico che ha preso il posto della ministra Guidi, no? Cioè, non a caso prima Renzi l'aveva mandato a Bruxelles, poi richiamato, insomma ha fatto un mese qua, un mese là, ma osservando bene la scena politica, anzi io addirittura direi che si potrebbe essere una persona un giorno a prendere il posto di Renzi. Oggi dobbiamo fare notizia, abbiamo lanciato una sfida a Renzi di dimettersi se vince il sì, gli abbiamo anche trovato un successore. Direi che Ferrara 2016 è cominciata in una maniera straordinaria. Lasciatemi tornare a essere invece un po' più serio. Dicevamo prima, la sensazione per gli italiani è che la crisi duri e che le cifre siano di scarso conforto, le cifre poi vengono usate, anche lì il dibattito pubblico italiano in particolare, quindi le crisi vengono usate come una clava propagandistica dagli uni come dagli altri, quindi è anche poi difficile a seconda del giornale, del sito o delle cose che si leggono capire esattamente cosa ha detto l'Istat, cosa che dovrebbe essere... Cioè, quello che dice l'Istat in teoria dovrebbe essere uguale per tutti, poi ci dovrebbero poter essere interpretazioni diverse, ma almeno sui dati uno dovrebbe essere d'accordo, invece nel dibattito non siamo d'accordo neanche sui dati. Però quello che è sicuro è che altri paesi sembrano cominciare a uscire dalla crisi, per esempio, nonostante tutto, la Gran Bretagna, la Germania forse in crisi non c'è mai stata dal 2008 veramente, la Francia sembra essere più una crisi politica che economica, mai anche economica. Dopodiché chiaramente nella delusione o comunque nel grande montare del no alla riforma costituzionale e in generale dell'avversione a questo Presidente del Consiglio giovane che è arrivato, aveva preso il 41% alle elezioni europee e quindi si annunciava trionfatore, sembra esserci il sentimento dell'insicurezza economica degli italiani, che siano giovani o meno giovani, e direi soprattutto i giovani. L'altro giorno abbiamo visto un accordo sindacale fatto, importante sicuramente, fatto per l'età pensionabile con i sindacati, il primo forse vero accordo che Renzi ha fatto con i sindacati da quando è arrivato, e l'ha fatto sulle pensioni. Io mi sono domandato, d'accordo, è una cosa molto importante, però un premier giovane ci si potrebbe aspettare anche che si occupasse di più dei ventenni, dei trentenni, dei quarantenni, di classi di popolazione che oggi appaiono più in difficoltà di coloro che alla fine di una vita di lavoro vogliono giustamente andare in pensione. Ecco, mi piacerebbe che mi diciate cosa pensate della situazione dell'economia italiana, ovviamente in termini brevi, per forza, mentre forse comincia Regina che ha la formazione più economica. Sulla situazione economica italiana bisogna dire che purtroppo non è rosea rispetto, diciamo, all'inizio dell'anno, quando erano un po' di segnali positivi, tornava il consumo, le famiglie spendevano di più, c'era un leggero abbassamento della disoccupazione, anche se certamente il problema dei giovani senza lavoro è un caso unico in Europa e qui dovrebbe essere fatto di tutto. Andava bene che il petrolio costava poco, anche i tassi zero, quindi era una situazione economica abbastanza positiva che poteva andare bene, che sicuramente ha dato bene, però dall'estate in poi le cose si sono peggiorate, ma devo dire non soltanto per l'Italia, anche cioè la crescita viene meno secondo le previsioni del 2017
in tutta Europa, questo è già prevedibile, il che rende qualsiasi lavoro di riforma molto 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 più difficile. E qui dovrei dire che abbiamo visto l'altro giorno questa conferenza stampa di notte, quando sono state pubblicate le ultime notizie sulle rettifiche del DEF prima della legge di bilancio. Ho la sensazione che il governo dovrebbe essere molto più palese, molto più serio, molto più dire le cose come stanno. Ho la sensazione che non dicono esattamente agli italiani come la situazione veramente è. Spesso lì siamo la comunicazione. E per parlare delle riforme voglio ricordare che Jobs Act, secondo me, è stato un fatto positivissimo, con tutte le critiche ci sono, e sicuramente solo un primo centimetro sulla via delle riforme, però era una cosa necessariamente da fare. Io ho girato molto l'Italia parlando con imprenditori grandi e piccoli e ho trovato molte persone che hanno detto: sì, grazie a Jobs Act almeno abbiamo assunto una persona, che se no era senza lavoro. Quindi deve andare avanti col rischio di perdere il governo, però va fatta. Qui ci sono vari temi che vengono toccati, anche molto, molto delicati. È chiaro, la brevità è d'obbligo. Mi interessa capire, poi ritornare sul Jobs Act, su cui sicuramente ci sono tante opinioni anche in sala, immagino. Ma non è quello che dicevi tu prima, cioè, nel senso, non è l'Europa il centro, e qui provoco anche la collega tedesca, non è un problema di soldi da investire nel sociale che non ci sono, e non ci sono anche perché c'è il 3%, il limite del 3% del deficit sul PIL, perché c'è una forte pressione della Germania e dei paesi alleati alla Germania sull'austerità, che il governo italiano sta cercando in parte, agitandosi molto, non si capisce con quali effetti, di combattere, mentre il governo francese non combatte, mi pare. Quindi con te voglio chiedere questa cosa. E prima di venire a Jobs Act, cioè tu riportavi giustamente il tema all'Europa, no? Ma l'Europa vuol dire anche i governi europei e come orientano in generale le regole europee. Mi sembra che da una parte non siamo usciti dalla crisi, ma dall'altra non siamo usciti dall'austerità ancora. Cioè siamo obbligati tutti i paesi europei a lavorare con delle regole estremamente strette in un momento in cui ci sarebbe bisogno di investimenti pubblici importanti, per esempio per le categorie più giovani. Sono un idealista o c'è qualche elemento di verità in questa cosa? No, ci piaci quando sei idealista, devo dire. Però no, la cosa che io prima di tutto penso che non siamo usciti dalla crisi economica, e che forse siamo alla vigilia di altre tempeste. Lo vediamo su quello che succede in Germania attorno alla Deutsche Bank. Il sistema bancario è molto preoccupante, anche perché la risposta giustissima di Draghi di mettere soldi per cercare di rilanciare l'economia, di far circolare denaro in modo che le banche prestano di più alle imprese, eccetera, non ha funzionato bene. Perché? Perché appunto le imprese non hanno, tanti imprenditori non hanno una grande visibilità e non investono. E dunque la vera sfida sarebbe di avere questi soldi per degli investimenti pubblici. Il problema è che a livello nazionale non possiamo fare più di tanto, perché tanti dei nostri paesi non si sono riformati, a cominciare dalla Francia, e dunque i soldi che mettono anche in deficit lo mettono per un sistema che è poco produttivo. Dunque ci sarebbe di fare tanti investimenti pubblici anche grazie ai soldi messi sul mercato dalla Banca Centrale Europea. Il problema è che appunto non si può più fare investimenti pubblici o pochi a livello nazionale. Dunque, se non li facciamo a livello europeo, vuol dire che creiamo una bolla finanziaria e non risolviamo il rilancio dell'economia. Matteo Renzi, quando è arrivato, è quello che lo paga adesso in termini di consenso, ha detto, cioè non è l'unico, potrei fare l'elenco, da cominciare da Sarkozy, cioè la tradizione anche dei candidati alla presidenza della Repubblica francese, di dire: se mi votate vedrete tutto si aggiusta, la Francia diventa una grande potenza, votatemi e risolvo le cose. Renzi ha fatto un po' questa cosa, cioè, bisogna rotamare, rompere tutto, sono l'uomo che romperà e vedrete il paese ripartirà.
non funziona così. Il Jobs Act, al di là della valutazione che possiamo avere del Jobs Act, non penso che siano le regole del mercato del lavoro, che possono essere importanti, che determinano la ripresa del lavoro. Lui l'ha venduto dicendo: grazie al Jobs Act avremo centinaia di migliaia di occupazioni in più. Un po' quello che fa la Francia anche con la legge El Khomri e riforma del lavoro, pensando che è questo. No, il vero punto di forza è sapere se c'è davanti per le imprese una prospettiva di crescita e dunque degli investimenti. E se non ci sono gli investimenti privati, bisogna avere gli investimenti pubblici. E questo è così che si riforma la crescita. E dunque si deve assolutamente passare dall'Europa per fare questi investimenti pubblici. E l'ultimo punto, veramente breve, quando si dice con questa crisi economica ovviamente c'è l'avanzata dei partiti estremi populisti, vero, verissimo, ma non basta, perché vediamo questa avanzata dei partiti populisti e anche di una crisi d'identità dei nostri paesi, anche in paesi che stanno benissimo economicamente. Vogliamo dire la Svizzera, ad esempio, la Finlandia, l'Inghilterra, che economicamente non sta così male, eppure ha avuto un impulso di rigetto. Allora poi il Brexit è complicato e Tom è più adatto per questo, ci sono tante ragioni di questo Brexit, però globalmente ci sono l'avanzata appunto di forze che proclamano il ripiegamento su se stesso contro gli immigrati, contro l'Europa, eccetera, anche in paesi che stanno bene economicamente. Quella crisi economica, la situazione economica ha un ruolo, senz'altro, in questa avanzata, però la crisi non è soltanto economica, è anche di identità e di politica. È possibile che Renzi ha già vinto il referendum con questo accordo sulle pensioni? Dobbiamo anche pensare a questo, che questo era un colpo vincente e nessuno ha notato questo, che ci sono miliardi di anziani adesso che dicono va bene, vado in vacanza e votiamo sì, bene. Quindi gioco fatto, forse, non so. Tu mi dici che l'Inghilterra ha avuto una ripresa economicamente, e sulla carta sì, ma sappiamo che Londra è il motore di questo e sappiamo che, come credo che dicevi tu, Eric, che il voto su Brexit era motivato in parte da un senso di svantaggio economico che dura da 2008. Questa ripresa fantastica a Londra, dove sono comunque tutti russi, non è stato sentito nel resto del paese, come in America sia Trump e Bernie Sanders erano prodotti di un malessere economico che forse non senti in New York o Los Angeles, ma nel centro dell'America è diffuso, e quindi anche l'Italia è così. Brexit è stato un voto contro 2008, secondo me, non specificamente contro Bruxelles, ma contro questo malessere che è stato ignorato dal governo a Londra. E in Italia questo malessere è stato percepito più da Beppe Grillo, che spesso parlo contro globalizzazione, che per cui grazie a questo fenomeno sappiamo che i nostri figli saranno più poveri di noi, e quindi c'è un campo un po' qui dove è tutto uguale. Ma per fare un paragone con il tuo paese, il Jobs Act è stato molto criticato perché secondo molti precarizza ulteriormente il lavoro con ulteriore flessibilità rispetto, prende atto, diciamo, del mercato del lavoro che c'è e in qualche modo tenta di regolamentarlo anziché dare nuove garanzie. Altri hanno sostenuto invece che era realistico perché partiva dalla situazione del mercato del lavoro, cercava invece di dare delle. Ora, al di là di tutto,
Il problema mi sembra una legge sul lavoro come questa ha senso da sola, o forse il problema grande del Jobs Act è che intorno non c'è niente. Cioè, nel senso, uno può anche fare una legge più flessibile sul lavoro, in particolare i nuovi assunti per i giovani, eccetera, eccetera, ma se intorno non c'è un sistema di welfare e di formazione e non c'è un mercato del lavoro che si muove, effettivamente, anche se uno lo vede favorevolmente, non sembrano esserci gli strumenti economici e sociali perché questo crei effettiva crescita e occupazione. Ma io direi che forse devi cominciare da qualche parte, e Jobs Act non era male come punto di partenza. Sì, è vero che forse dopo un po', quando finiscono gli incentivi, butti per strada questo giovane, va bene, ciccia, perché intorno c'è un deserto. Però no, io penso che dovevano partire da qualche parte, e quello che forse manca è una liberalizzazione dell'economia che forse Renzi non ha fatto, le piccole cose, i notai, farmacie, questa roba qui. Questo poteva anche essere qualcosa da fare, e forse Renzi ha sempre pensato: faccio il Senato prima, poi quando posso fare quello che voglio, posso persino aggiungere un paio di tassisti. I farmacisti. Oh, sì, infatti. Come ho detto, la riforma del mercato del lavoro va a essere fatta, e con la mia prospettiva di vederla da fuori, come appunto il Jobs Act è un primo passo, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di fiducia nel sistema italiano, e quello che manca anche per portare nuova crescita sono gli investimenti da fuori, e in questo la riforma del mercato del lavoro è solo una parte di una catena, e quindi trovo altrettanto importante e urgente la riforma della giustizia, che la legge di concorrenza che non sta andando avanti, no? La lotta alla corruzione, che mi sembra andare su una buonissima strada con questa istituzione che è stata fatta, ma bisogna vederlo in un insieme, e le riforme fanno male, è sempre così. 10 anni fa la Germania stava economicamente molto peggio, e è venuto Schröder e ha fatto una riforma che le ha costato anche il potere, il posto di lavoro, e abbiamo sofferto tutti, però è passato, e che significa per esempio dal punto di vista delle pensioni, che noi tutti quanti dovremo lavorare molto di più, e quindi 10 anni dopo non suscita più critiche, e quindi in questo senso Renzi assolutamente deve andare avanti. Ok, naturalmente prima o poi dobbiamo finire, voi lo so che vorreste rimanere fino a stasera, ma a un certo punto bisognerà anche finire, ma la copertina di Internazionale in edicola oggi è appunto in cerca della sinistra, e volevo collegarmi a questo. Naturalmente di Matteo Renzi e del PD, perché poi della situazione politica italiana si dice tutto il contrario di tutto in Italia, e magari è interessante sentire che ne pensate voi, mi piacerebbe capire se considerate Matteo Renzi in Europa ancora un leader di sinistra, un leader di centro-sinistra, un leader di centro, non lo so, cioè, nel senso, chiaramente la questione, la domanda sembra sciocca, ma la questione è questa: tu hai parlato di crisi di identità, no? Chiaramente, e abbiamo parlato anche di crisi di identità dei sistemi politici europei. Abbiamo detto che l'Italia è diventata un paese tripolare, non è più bipolare, la Spagna è diventata un paese quadripolare, non riescono, fanno le elezioni praticamente ogni 4 mesi, la Francia è un paese ormai stabilmente tripolare, e forse il rischio è che può diventare bipolare, nel senso che Marine Le Pen vince le elezioni presidenziali, la Germania
e la Gran Bretagna, che erano paesi tradizionalmente stabilisti, in Germania una forza populista sta crescendo moltissimo e potrebbe diventare effettivamente un sistema tripolare. La Gran Bretagna, che ha un sistema elettorale brutale fatto apposta per semplificare il sistema politico, è stata, fino a che i liberal democratici non si sono suicidati, e ad oggi torna a essere con l'UKIP di nuovo un paese tripolare e quadripolare. Insomma, i sistemi politici europei sono cambiati e stanno cercando ognuno la loro strada. E in cerca della sinistra è anche interrogarsi su, in tutto questo, dove sta la sinistra europea, dove sta, che fa, che cosa pensa, che cosa vuole, con una società che cambia, con una società che ha delle nuove richieste e che non sa dove andare. In tutto ciò, Matteo Renzi dove si colloca? Perché è una strana figura, cioè il Matteo Renzi delle unioni civili che porta a casa una riforma di cui si è discusso per 15 anni e che invece adesso è diventata realtà in tempi ragionevolmente brevi, o è quello che improvvisamente, per ragioni misteriose o elettorali, ritira fuori la promessa del ponte sullo stretto di Messina, lasciando tutti un po' senza parole, nel senso che dici, ma come, ancora parli? No, non è una cosa di destra, ma una cosa, diciamo, in Italia vista come molto berlusconiana, molto diciamo, sicuramente con un impatto ambientale estremamente problematico, problema di spesa pubblica e grandi opere probabilmente inutili, no? Cioè, insomma, ci sono tutti questi temi che tutte le organizzazioni ambientaliste italiane conoscono. Insomma, che bestia rara è questo fiorentino quarantenne che governa l'Italia, visto dagli occhi vostri? Che facciamo un rapido giro, cominciamo da Regina, Eric e poi Tom. Allora, una risposta velocissima a questa discussione, se Renzi sia di destra o di sinistra, trovo assolutamente italiano. Perché, ottima risposta. Perché le cose sono cambiate, come tu dicevi, infatti questo fenomeno della terza forza populista che sta nascendo è un fenomeno europeo, non italiano, e quindi questi vecchi... è superato questa cosa di destra e di sinistra. Uno può vedere nei particolari, anche nella cancelliera Merkel oppure nei socialdemocratici tedeschi. Intanto, per esempio, ricordatevi che noi abbiamo una grossa coalizione, che sono i due forze che lavorano insieme. Quindi, per farla brevissima, quello che conta è fare politica per le persone, ecco. È una... La domanda era molto italiana, la risposta è molto tedesca. Tom? Sono d'accordo con Regina, da Tony Blair in poi in Inghilterra non si sa chi è destra e sinistra. E soprattutto dall'Iraq, diciamo. Sì, e Tony Blair che ha concluso il lavoro di Margaret Thatcher in grande stile. E l'etichetta però è molto importante qui in Italia, dove Renzi ha perso un po' di tifo dalla sinistra, e lui faceva questo sperando di essere accettato dalla destra, e abbiamo visto che non è funzionato, perché tutti i votatori di destra hanno preferito votare 5 Stelle ai ballottaggi invece di accogliere Renzi come un figlio perso che vuole fare il ponte. E questo dice lungo sulla natura tribale della politica italiana, cioè sulla destra non hanno accettato lui, perché è ancora un comunista, e, mentre sulla sinistra non è più uno di loro. Quindi non so se c'è un politico che ha tentato questo dalla guerra in poi, che rende lui proprio qualcosa molto diverso nella politica italiana. Tu che dici? Io dico che sono vecchio. Non è vero. Che credo ancora alla divisione destra e sinistra. Anche io. E ovviamente le frontiere sono cambiate,
e gli strumenti per affermare una politica di sinistra rispetto a una politica di destra sono cambiate. E io penso che senz'altro esiste ancora la politica di sinistra, che vuol dire ridurre le diseguaglianze, che vuol dire promuovere la mobilità sociale attraverso l'educazione, avere una politica di sanità, avere una politica culturale, avere una politica ambientale. Non dico che la destra non può averlo, però ci sono i conservatori che pensano che in qualche maniera bisogna limitare l'azione politica, non è conservatore, i liberali pensano che deve essere il mercato che deve occuparsi di questo, e poi c'è la sinistra che pensa che in qualche maniera è l'azione della collettività che deve influire sui destini dei cittadini. Io ci credo ancora sapendo che il nodo, il problema di fondo per la sinistra oggi è che si è tolta di tutto gli strumenti per gestire questo. E una sinistra anti-europeista fa soltanto retorica e si condanna all'impotenza. Ma non è una scoperta nuova. Gramsci diceva: il problema è che il capitalismo è cosmopolita e i governi sono nazionali. Perché non è nuovo, se vogliamo, abbiamo preso l'esempio, se vogliamo permettere, senza riconoscendo l'aspetto strapositivo, innovativo di Apple e di progresso delle tecnologie, però è giusto di dire che Apple deve pagare le tasse, e che se vogliamo farle pagare le tasse vuol dire che dobbiamo avere delle regole, degli strumenti per poter far sì che il capitale non sfugge. Se vogliamo avere delle politiche fiscali progressive, giuste, dobbiamo fare in modo di dotarsi di strumenti, che non ci sia il dumping fiscale tra i paesi. È ovvio che se si vuole avere una progressività nella tassazione dei redditi, in effetti ad esempio Hollande voleva tassare in modo eccessivo, poi è molto propagandistico, al 75% la parte più alta sopra non so più quanti milioni, ovviamente non può farlo perché ovviamente il capitale si sposta, i redditi si spostano, la gente si sposta, però è vero che la situazione tedesca è un po' particolare, perché in realtà la struttura tedesca è diversa, c'è la cogestione in grande parte delle imprese, dunque c'è un dialogo continuo, cioè il modello tedesco è molto particolare, dunque da lì in effetti tra Schröder e la Merkel non è che le differenze siano così radicali. Però per tornare a Renzi è un animale che si muove un po' tra l'idea che il mercato che deve lo spirito capitalistico, a cui io dico che esiste. Io penso che il capitalismo, lo spirito capitalista di creazione, di ricchezza esiste, ma ancora migliore quando ci sono delle regole date appunto dalle comunità politica, e dunque questo è il ruolo della sinistra. E Renzi dà un colpo un po' all'idea che il mercato che deve risolvere la situazione, e ogni tanto dà un colpo in cui dice no, la politica deve avere il suo ruolo. Ripeto, è il nodo di Renzi è che non ha questa prospettiva europea di dotarsi degli strumenti politici. Io direi che noi da qui abbiamo chiacchierato a sufficienza. C'è un momento, se qualcuno vuole fare delle domande, giusto proprio qualche domanda. Naturalmente c'è un gelato in sala, c'è un microfono in sala, c'è un gelato per chi fa le domande, ognuno che fa la domanda ha un gelato. C'è un microfono in sala. Però una preghiera per tutti voi, coloro che fanno delle domande sono invitati a fare innanzitutto una domanda precisa e puntuale, preferibilmente a una delle persone indicate chiaramente all'inizio della domanda,
e non a raccontarci quello che pensano su tutta la situazione italiana, perché altrimenti non c'è più tempo per le domande degli altri. Ci dovrebbe essere un microfono in sala? Sono qua. Ok, io da qua non è che veda benissimo, qui c'è un signore in prima fila, aiutatemi. Il signore sia con noi, lei si può alzare? Può andare dalla ragazza lì al centro così? Una domanda per Regina. Lei ha parlato che c'è un'affinità tra Renzi e la Merkel sulla politica, però Renzi all'ultimo Consiglio d'Europa ha criticato le regole che la Germania evita sul surplus economico, e l'anno scorso ha criticato la Germania per il raddoppio del gasdotto del Nord, mi sembra. Com'è che funziona questo rapporto che lei dice che funziona bene, però ci sono queste tensioni che sfogano in questo modo? Grazie. Grazie, bravo. Allora, infatti mi faceva piacere parlare di questa cosa, perché ci ho messo molto per capire questo corso zigzag di Renzi, no? Che prima era contentissimo di stare con Renzi, con la Merkel e con Hollande, anche se non è un direttorio come hanno scritto alcuni giornali. E poi questa sortita dopo il vertice di Bratislava, quando insomma, è tornato a fare delle critiche, ci ho riflettuto un po', e secondo me è semplicemente per il pubblico italiano e per solo per motivi di politica interna. Ne ho parlato anche con rappresentanti del governo di Berlino, che hanno detto infatti non prendiamo atto, non facciamo dichiarazioni pubbliche a questa cosa. Sotto la collaborazione va bene esattamente nello stesso modo, ci siamo indietro, questo fa parte della campagna elettorale per il referendum. Eric, vuoi aggiungere una cosa su questo? No, soltanto sul vertice Ventotene, soltanto dire che lì vedo che sono ancora vecchio, perché io credo ancora ai simboli politici, e io quando sono arrivati a Ventotene, Merkel, Renzi e Hollande, ho pensato, vanno a rendere omaggio a Spinelli, penso che parleranno di un rilancio di degli Stati Uniti d'Europa, dell'Europa federale, invece non hanno detto nulla, non hanno pronunciato la parola. E nessun giornalista, devo dire, e lo ripiango, non ha fatto nemmeno una domanda per sapere se erano per gli Stati Uniti d'Europa e per un'Europa federale. Non vedo da qui benissimo. Ok. Una cosa velocissima, ma viaggiandovi a quello che ha detto il giornalista di Liberation, la classe politica europea è all'altezza? È all'altezza? Direi che la risposta è no. E no, però ci sono dei politici che sono coscienti della situazione. Il problema è che o non hanno il coraggio politico, o il problema è che le elezioni sono ancora a livello nazionale e che dunque è difficile vincere. Dunque io direi senz'altro la classe politica, la classe dirigente in generale, non solo politica, dirigente europea non è all'altezza, ma penso che c'è un problema nostro, anche di stampa, di cittadini. Dobbiamo spingerli a essere all'altezza. Abbiamo la fortuna di vivere in democrazie, che non è scontato se guardiamo le frontiere europee, tutto attorno, tutto attorno all'Europa. Quando a quelli che sento che pare dicono ora criticano l'Europa, sì, vediamo le frontiere europee, Russia, Turchia, Siria, Egitto, Tunisia, per fortuna un po' meno, Algeria, continuiamo così. Dunque, in effetti la classe dirigente non è all'altezza. Facciamo anche noi il nostro compito, facciamo in quanto giornalisti appunto le domande ai nostri governi nazionali, che ci vendono appunto, che ci dicono che tutta colpa, sempre colpa di Bruxelles. Beh, io vedo ad esempio, ho parlato di Apple, ma anche ieri, cioè la Commissione Europea sugli migranti fa il suo lavoro, dice che c'è bisogno della ripartizione,
sono i governi che non vogliono farlo. Direi che mi sembra che non ci sia. Sì? Scusate, è stato bellissimo. Io volevo chiedere a Tom Kington, che ci ha parlato, ma lei ha capito cosa serve quell'altro pezzo che non è la Camera e del Senato? Perché effettivamente io mi sono perso e voi a un certo punto avete detto che in fondo c'è soltanto più una Camera, eppure continua a esistere un altro pezzo che io però onestamente, nonostante abbia cercato di capirlo a lungo, non ho ben capito cosa farà di preciso. Quindi magari invece voi l'avete capito. Allora, se ho capito bene, che farà questo Senato nuovo, intendi? Sì, è una buona domanda, anche io mi sono chiesto questo, perché arrivano questi sindaci consiglieri che credo non è stabilito ancora come saranno selezionati. Questo, come ha detto questo deputato molto informato, sarà fatto da un'altra legge dopo la riforma, cioè faranno la riforma e poi devono fare una legge per decidere chi manda a Roma dalle regioni e dalle città. Che faranno a Roma? Allora, sappiamo che voteranno poche leggi, mi hanno detto che dei 200 qualcosa leggi già votati nel governo, sotto il governo Renzi, tipo 7 sarebbe stato votato da questi nuovi consiglieri senatori. Quindi no, per me è un po' un mistero che faranno, perché va bene, devono offrire un'opinione, mi sa, su tutte le leggi che vengono mandate dalla Camera, ma senza potere di cambiare. Possono protestare, dire no, non piace questo, però non hanno vero potere di fermare la maggior parte delle leggi. Quindi ottima domanda, forse vogliono, non lo so, tenere il Palazzo del Senato in uso, forse, non lo so, non c'era la volontà, il coraggio di proprio chiudere il Senato. Forse sbaglio, forse ci sarà un scopo, ma non Regina vuole intervenire su questo. Non lo so. Volevo solo aggiungere che anch'io mi sono data da fare, perché ci toccherà scriverne ancora tantissimo fino da qui al 4 dicembre. Una cosa fondamentale però che il nuovo Senato piccolo avrò la facoltà di decidere sono le leggi europee, e questo è fondamentale. E lì io mi sono posto il problema se questi rappresentanti sindaci saranno all'altezza di decidere, che sono cose fondamentali. Confermo che mi hanno detto che dei 267 leggi passati o messe in Parlamento in questa legislazione, 7 avrebbe avuto il coinvolgimento del Senato sotto la nuova riforma. Comunque in effetti si occuperà questo nuovo Senato di votare le leggi di interesse regionale, perché sarà espressione delle regioni, di votare le leggi europee e di dare degli eventuali pareri sulle leggi che la Camera approva, ma questi pareri non saranno vincolanti. La Camera potrà mantenere le leggi così come le ha scritte senza tenere per forza conto del parere di questo Senato, che quindi su gran parte dei progetti di legge avrà un ruolo consultivo, su alcune materie come le materie di interesse regionale e quelle europee avrà invece maggiore voce in capitolo. Questo, diciamo, l'ho detto in una maniera estremamente semplificata, perché la riforma è complessa, ma direi che a occhio e croce le cose dovrebbero stare così.